Ma qua c'è una bella aria di cambiamento dopo 50 anni. Famiglie, imprese chiedono un po' meno tasse, un po' meno burocrazia, infrastrutture migliori e più sicurezza. E dove la Lega governa, questa è realtà. Penso alle case popolari, prima agli italiani, penso ai contributi agli agricoltori, ai pescatori, ai piccoli artigiani. Il 90% delle aziende nelle Marche ha meno di 5 dipendenti. Quindi, tra un mese si cambia aria, dopo 50 anni, e si torna a occuparsi del vero cuore delle Marche, perché il PD negli ultimi anni si è disinteressato completamente di questa splendida terra. Vi ringrazio per essere qua, anche perché è un sabato a pranzo di agosto, quindi molti di voi avrebbero potuto essere in qualsiasi altro posto, però vi ringrazio perché sto trovando dei posti incantevoli nelle Marche ed è uno dei primi impegni che come Lega ci prendiamo, siccome le elezioni le vinciamo, qua lo dico e qua lo confermo, le elezioni le vinciamo. Mi domando com'è possibile che chi ha governato la Regione Marche in tutti questi anni non abbia saputo vendere un territorio stupendo come questo. Tutti conoscono le spiagge della Romagna, le spiagge della Versilia, le spiagge del Salento, tutti conoscono le bellezze delle terre d'Umbria, delle terre di Toscana e delle Marche si sa poco e nulla, ma non perché manchino le bellezze, poi la Riviera del Conero è straordinaria, ma perché evidentemente in Regione c'era qualcuno più impegnato a spartirsi poltrone che non a valorizzare le bellezze del territorio. Quindi, se chi ha governato per 50 anni come unico argomento ha attenzione alla Lega, attenzione ai fascisti, attenzione a Salvini, vuol dire che hanno già perso. Noi occupiamoci di temi concreti, di tasse. Pensate alla follia, oggi è il 22 agosto e ieri l'altro il governo ha imposto a 5 milioni di partite IVA, artigiani e lavoratori autonomi di pagare le tasse. Una roba da